La lineup Sony dedicata alla periferica di rilevazione di movimento PlayStation Move si arricchisce di un'altra attesa uscita. Sviluppato da Nihilistic Software, PlayStation Move Heroes si configura come una collezione di minigiochi con protagonisti alcuni dei più importanti e caratteristici personaggi dell'era del platform su PlayStation 2, chiamati da un buffo alieno a competere tra di loro per eleggere il più grande eroe di tutti i tempi. Per quanto le attese fossero rivolte ad un classico platform adventure, gli sviluppatori hanno optato per una sequenza di minigiochi divisa in mondi, una formula purtroppo non arricchita a sufficienza con contenuti destinati a durare nel tempo. Move e Navigation Controller alla mano, vi troverete ad affrontare un esiguo numero di sfide ripetute più volte, non di meno ben differenziate. Motore dell'azione saranno spesso e volentieri piccoli Weeble, da salvare dalle grinfie di perfidi robot. Prima di ogni sfida sarà possibile scegliere uno tra tre personaggi con cui affrontarla, per poi scendere finalmente in campo. Vi saranno livelli in cui vi troverete a lanciare e successivamente guidare un boomerang attraverso ambientazioni chiuse, per rompere le gabbie in cui sono intrappolati gli esserini, oppure a lanciare una palla da bowling con cui colpire diversi bersagli, aiutati da pareti rimbalzanti in stile flipper ed altri bonus. A questi minigiochi classici si affiancano fasi di intenso shooting e hack and slash, dove il move verrà alternativamente utilizzato puntandolo contro lo schermo a mo' di arma da fuoco, oppure menando fendenti contro i nemici con una frusta energetica o un martello a due mani. Agli attacchi standard si affianca la possibilità di utilizzare di tanto in tanto un potere speciale, diverso per ogni personaggio. A rendere l'azione più ritmata ci penserà invece, nella maggior parte dei casi, un conto alla rovescia entro il quale completare il livello, sempre più esiguo all'aumentare progressivo della difficoltà. Motore trascinante dell'azione è sempre il grosso contatore del punteggio posto in alto a sinistra dello schermo, subito sotto la barra della vita. Sia completando gli obiettivi di ogni sfida, sia accumulando i moltissimi moltiplicatori e bonus sparsi per i livelli, essa andrà ad accrescersi fino a dare accesso alle classiche tre medaglie, bronzo, argento ed oro, e potrà essere successivamente uploadato sulle classiche leaderboard online. A questo si affianca l'ovvia possibilità di ripetere infinite volte la medesima sfida, così da aspirare ai posti più alti in classifica. Si fa sentire la mancanza di un comparto cooperativo o competitivo online, che avrebbe potuto aumentare non poco la longevità e l'appetibilità del titolo. Al suo posto vi è invece una coop in locale per due giocatori, la quale tende purtroppo a semplificare eccessivamente l'incedere, dato che la difficoltà non viene ricalibrata in base al numero di partecipanti. Purtroppo, quello che davvero manca a PlayStation Move Heroes è un vero senso di progressione, qualcosa che trascini il giocatore facendo da filo conduttore dell'altresì sterile sequenza di sfide. Parte di questo difetto si deve al bilanciamento della difficoltà, che rimane su livelli molto bassi per tre quarti dell'incedere per poi impennarsi bruscamente in chiusura, ma soprattutto alla scarsa varietà dei minigiochi, solo 4 o 5 le tipologie. Un numero non sufficiente a reggere per tutta la durata della campagna, nonostante il progressivo arricchirsi di bonus e varianti. Si parla dunque di una longevità di certo non eccezionale, sono circa 7 le ore necessarie per giungere ai titoli di coda. Dal punto di vista tecnico si fa senza dubbio notare la buona implementazione dei controlli di movimento. Il Move risponde sempre bene alle sollecitazioni ed offre una buona varietà di mosse. Più problematiche invece le telecamere. Mancando un controllo diretto sull'inquadratura, spesso e volentieri vi ritroverete a dover muovere velocemente il personaggio per trovarvi allineati con il bersaglio di turno. Note negative anche per il level design, sin troppo essenziale ed a tratti dispersivo, caratterizzato dai medesimi schemi destinati a ripetersi all'infinito. Meglio la realizzazione grafica, graziata da una buona base poligonale, texture sufficientemente varie e definite ed un'effettistica semplice ma d'impatto. Nonostante le buone premesse, PlayStation Move Heroes non riesce ad imporsi come killer application per il sensore di movimento targato Sony. Per quanto i controlli siano indiscutibilmente ben implementati, la struttura minigiochi, non aiutata dalla scarsa varietà e del gameplay ripetitivo e sin troppo semplicistico, non riesce a mantenere a lungo la presa sul giocatore, difettando di qualsivoglia senso di progressione e conquista. Consigliato quindi solo ai più piccoli, che certamente potranno godere delle atmosfere scanzonate e del divertimento offerto dal Move, senza troppo preoccuparsi dei molti difetti.